L'arrivo di Andrea Cambiaso alla Juventus in questo momento non è ancora ufficiale, però il comunicato potrebbe arrivare quanto prima, perché questa mattina Radu Dragusin ha accettato il trasferimento a titolo definitivo al Genoa, quindi scenderà di categoria e quindi Dragusin più 4 milioni di euro in contanti andranno nelle casse del Genoa in cambio del diritto alle prestazioni sportive di Andrea Cambiaso. Terzino mancino italiano dell'Under 21, giocatore in grado di giocare sia sulla fascia sinistra sia sulla fascia destra, ovviamente in caso di emergenza, giocatore molto di spinta, di dribbling e che lavora sui cross. A me piace il nome di Cambiaso, l'ho visto giocare qualche volta in questa stagione tra Genoa e Under, non sono ovviamente un massimo esperto di Cambiaso, ma per quel poco che l'ho visto giocare, beh, mi è sembrato un giocatore ok. Il punto è che molto probabilmente alla fine Cambiaso non rimarrà all'interno della rosa della Juventus, perché il Bologna lo sta cercando con insistenza, visto che Icky è stato ceduto in Premier League e quindi potrebbe diventare il primo nome per il rossoblù. Quindi il colore magari rimarrà lo stesso per Cambiaso rossoblù e cambierà soltanto la squadra, un po' come era capitato anche a Luca Pellegrini tra Cagliari e Genoa, appunto due squadre con rossoblù. E poi il terzino sinistro che fa la stagione alla Juventus e il terzino sinistro che potrebbe uscire ancora. Trovo paradossale in questo momento storico ritrovarci con Alexandro, Pellegrini e Cambiaso eventualmente tesserati, e con Pellegrini e Cambiaso pronti a partire per fare una stagione da qualche altra parte, con la Juventus che invece mantiene in rosa il buon Alexandro, e il vice Alexandro a questo punto potrebbe essere semplicemente Mattia De Sciglio. Ecco, io credo che questa configurazione degli esterni sia abbastanza rivedibile, decisamente rivedibile, quindi mi auguro veramente che la Juve non cada all'interno di questa, non so se chiamarla tentazione o errore, perché qualcosa di più sarà necessario, la permanenza di uno tra Cambiaso e Pellegrini sarà necessaria appunto a questo punto, e a destra, ragazzi, forse anche a destra si potrebbe fare qualcosa, però il nome di Molina rimane lì. Ma è difficile, difficile che venga fatto in questa sessione di calciomercato. Quindi se proprio devo ragionare sul macro problema della Juventus, vi dico gli esterni bassi, anche se la sensazione è che poi la Juventus vada a fare un calciomercato basato su quel ruolo lì, su quella porzione di campo, nella prossima stagione piuttosto che in questa, dove ha già diversi problemi da sistemare. Però non capirei poi l'uscita di due terzini. Attenzione che Dragusin, io ragazzi pensavo potesse essere un nome per la Juve del futuro, invece ha fatto fatica in Serie A tra Sampdoria e Salernitana in questa stagione, veramente poche presenze, tra l'altro pochissime da titolare, e quindi forse un campionato in meno, una categoria in meno farà bene al giocatore. È ovvio che il Genoa si prenota già per tornare in Serie A l'anno prossimo, e quindi Dragusin dovrà prepararsi ad una stagione appunto in una serie minore, ma dove la squadra nella quale giocherà sarà forse una delle candidate principali al titolo o comunque alla promozione immediata. Vedremo se poi Dragusin riuscirà a far carriera, si era parlato tanto bene di lui. Alla fine comunque il nome di Cambiaso ci sta, perché è un ragazzo giovane in una porzione di campo dove la Juventus appunto ha bisogno, magari non nell'immediato ma nel futuro, ovviamente ha già bisogno nell'immediato, ma forse Cambiaso oggi non riesce a darti ancora al 100%. Io sono dell'idea, nella mia ignoranza, meglio Pellegrini o Cambiaso piuttosto che Alexandro, perché l'Alexandro che abbiamo visto negli ultimi anni è veramente deludente. Poi magari Alexandro quest'anno ti fa la stagione da 50 presenze, 8 gol, 10 assist e mi rimangio tutto, però ne dubito, ecco, quantomeno ne dubito. Però Cambiaso sarà un calciatore della Juventus, vedremo quando farà le visite mediche. Le visite mediche con la Juve non le farà Koulibaly, perché è molto 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 vicino al Chelsea. Come amava dire un mio vecchio prof di matematica del liceo, ci avvicino come la crosta al formaggio. Il formaggio e la crosta effettivamente sono abbastanza vicini tra di loro. Non c'è ufficialità, ma il Napoli ha dato l'apertura per questo affare. Koulibaly ha dato la preferenza al Chelsea anche per non fare un torto alla Juve. Io sinceramente non sono stupito di questa cosa, anzi ne abbiamo già parlato tante volte, ragazzi, di Koulibaly, e vi ho sempre detto, bah, sarei stupito dell'arrivo di Koulibaly, intanto perché lui avrebbe poi scelto la Juventus, e già questa cosa mi sembrava quasi una follia. In seconda battuta, signori, anche perché
il primo video in cui ragioniamo di Koulibaly effettivamente con i numeri dell'offerta della Juventus, perché la Juventus un'offerta vera proprio per Koulibaly l'ha avanzata, e ho detto, bah, giocatore ultra trentenne, ultra trentenne no, però sopra la trentina, a cui vai a fare un contratto di 3-4 anni a 6 milioni di euro all'anno, cartellino di 30 a salire, forse anche 40, non lo capirei, non la capirei, perché non è l'operazione di mercato della Juventus. Io assolutamente innamorato calcisticamente di Koulibaly, dettagli dell'operazione non mi convincevano, però, e non so se dirvi per fortuna o meno male a livello sportivo, assolutamente per sfortuna, perché l'avrei preso in campo, uno come Koulibaly in campo ti fa la differenza. Ragionando su quelli che sono i binari della Juve di investimento sul cartellino, credo che sia coerente non acquistare Koulibaly. Poi è ovvio che il discorso di De Ligt in uscita rimane un grosso problema per la Juve, perché Koulibaly era il nome numero uno nella lista di Massimiliano Allegri e la Juventus aveva avanzato un'offerta proprio per il centrale senegalese. E ora? E ora chi è? Attenzione che ieri sera Gianluca Di Marzio ha buttato un nuovo nome nella lista. Voi prendete la lista: Akanji, Kimpembe, Bremer, Koulibaly, fate una bella riga sopra, ma forse anche Bremer, perché a momenti l'Inter potrebbe cedere Skriniar al Paris Saint-Germain e reinvestire i soldi lì sopra, quelli che c'erano, e aggiungete Pau Torres, che è il centrale difensivo del Villarreal, che in questa stagione ci ha fatto gol, e io mi ricordo, ero allo stadio, era la stessa porta nella quale si fece gol De Ligt, era il gol eliminazione praticamente, e ho pensato, va a finire che lo prendiamo noi. Penso di averlo anche detto a Lello a colpo gobbo a un certo punto. Ora, è difficile, perché la valutazione di Pau Torres è elevata, da quanto ho capito ha una clausola rescissoria intorno ai 60 milioni di euro, e quindi sì, può essere un nome, può essere un'idea, ma il Monaco ieri sera ha offerto 60 milioni di euro e non credo che la Juventus accetti quella cifra per reinvestirla completamente su Pau Torres, no, penso proprio di no. Però monitoriamolo, teniamolo lì come nome. Sono abbastanza preoccupato per quella che potrebbe essere la questione poi inerente al sostituto di De Ligt, perché ragazzi, siccome lo ribadirò per sempre, è una grave perdita per quella che è la retroguardia odierna della Juventus. E vediamo se la Juve ha altri nomi nascosti come assi nella manica al di là di quelli nella lista che abbiamo sfogliato in questo momento. Per concludere, attenzione, perché l'unico uomo che in anticipo, in anteprima, davanti a tutti, aveva annunciato Vlahovic ben prima della trattativa, ben prima dei rumors, ben prima dell'ufficialità, e cioè Ezio Greggio, ha detto che da fonte certa, e forse la stessa fonte che aveva citato, mi pare, al Cambretti Night, dicendo che Vlahovic avrebbe giocato nella Juventus da gennaio, fonte certa segnala che Zaniolo sarà un calciatore della Juventus l'anno prossimo, nella prossima stagione vestirà la maglia della Juve. Ora, non è clamorosa, non tanto come Vlahovic all'epoca quando non si parlava di Vlahovic, perché sappiamo che la Juventus e Zaniolo, Juventus e Roma stanno parlando, c'è interesse, però Ezio Greggio, che se ne esce vero numero uno esperto di calciomercato Juventus, se ne esce dando la certezza, non sposta niente, però sarebbe simpatico vedere concretizzarsi anche questa, perché poi due indizi non fanno una prova, però iniziano ad essere una curiosa coincidenza. Juventus e Roma che sono ancora al dialogo, la Juventus vuole cercare di incastrare un prestito con eventuale obbligo di riscatto, addirittura ieri leggevo diritto di riscatto, sarebbe veramente la follia. Vediamo un po', anche perché la Juventus vorrebbe inserire delle contropartite, si era fatto il nome di Arthur, giocatore che non verrà convocato dalla Juventus per la tournée negli Stati Uniti, al pari di Federico Chiesa e Caio Jorge, per forza di cose, causa di forza maggiore, ma questo lo sapevamo già. Però anche questa è una notizia, la Juventus mette ufficialmente Arthur sul mercato, non convocandolo per la tournée, e vediamo se ci saranno offerte per il giocatore o se la Roma aprirà l'inserimento nella trattativa. Magari è proprio per questo, magari la Roma ha deciso sì, mi va bene Arthur, lo inseriamo nella trattativa per Zaniolo. Ragazzi, fatemi sapere un po' se avete anche qualche nome voi per i centrali difensivi, io dico al plurale, ma perché sapete come la penso, però per iniziare almeno il sostituto di De Ligt, poi se saranno due vedremo, però meno un nome grosso probabilmente ci vorrà.